Il concerto della nuova orchestra Scarlatti in omaggio alla vita spezzata del giovane musicista Giovan Battista Cutolo, il presepe vivente, il concerto dei cantori di Posillipo nel giorno di Natale. Poi ancora ogni sabato visite guidate straordinarie serali alla Cattedrale di Napoli, alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro e alla sua antica cappella interna. È tutto incluso nel ricco programma della rassegna natalizia Luce di Napoli. Le iniziative sono state presentate in una conferenza stampa nella Sala degli Illustrissimi del Duomo di Napoli. Tra gli inediti per l'edizione 2023 della rassegna c'è proprio il Tesoro Vecchio di San Gennaro, l'antica cappella allocata in una delle quattro torri che circondano il Duomo, nella torre di sinistra del frontespizio. Ai nostri microfoni la direttrice del Museo Francesca Ummarino e il parroco del Duomo di Napoli, Vittorio Sommella. Per la prima volta c'è una collaborazione, un'unica visita del Duomo, della cappella e del museo e del tesoro vecchio, che è la vera chicca di queste serate. Nome suggestivo, questo slogan suggestivo che ha come sottotitolo un Natale che si apre alla carità, all'arte e alla solidarietà. Il ricavato della rassegna Luce di Napoli sarà devoluto per la realizzazione di un'opera segno sul territorio. Verrà infatti sostenuta la Casa di Vetro di Forcella a rischio chiusura dopo il licenziamento di 7 dipendenti per mancanza di fondi. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Campania. Il commento di Roberto Velardi, presidente dell'Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi, che opera nella Casa di Vetro. Per esempio, la chiusura che è paventata, diciamo, in questi giorni sarebbe un grosso smacco e una grossa perdita per il quartiere, insomma.